Anche l'ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, scende in campo per aiutare le famiglie bisognose messe in ginocchio dalla pandemia. L'ANMIC costituisce la maggiore organizzazione della categoria sia per il rilevante numero dei suoi iscritti sia per la grande varietà delle tipologie di disabilità che li riguardano e per far fronte all'emergenza ha istituito un conto corrente dedicato dove è possibile effettuare donazioni con la causale l'aiuto dell'uguaglianza. L'associazione è anche impegnata nella distribuzione di generi di prima necessità sul territorio. Purtroppo in questo periodo storico un po' grigio abbiamo deciso di scendere in campo per aiutare delle persone che purtroppo vivono un momento di difficoltà. Stiamo recuperando giorno per giorno degli alimenti, dei beni primari per queste persone per cercare di essere quanto più d'aiuto. È il periodo di togliere giacca e cravatta e di sporcarsi un po' le mani. Giriamo noi con il furgone e cerchiamo di aiutare tutti, ma ci rendiamo conto che le persone in difficoltà sono tante ed è veramente difficile aiutare tutti. Un invito alle persone che hanno la possibilità di donare qualcosa, ben volentieri, perché come ti dicevo le persone in difficoltà sono molte e una mano in più serve sempre. Possiamo ringraziare IMCA di Alfonso Pepe che ha contribuito fortemente, i medici dell'ANMIC. Quanto più possiamo riuscire a fare. Abbiamo pubblicato sulla nostra pagina la locandina dove è presente l'IBAN per chi volesse donare direttamente sul conto corrente, altrimenti c'è la sede o a Pagani o a Salerno dove possono venire e donare quello che vogliono. Io voglio ringraziare anche le altre associazioni perché si stanno muovendo un poco tutti, meno male che è così. Ringrazio anche tutte le altre associazioni, sia paganese che della provincia di Salerno, e voglio dare un invito a tutte le persone più benestanti in questo periodo. Facciamo un piccolo sforzo, possiamo aiutare tutti quanti. Ringraziamo anche AgroSolidale che sta facendo degli sforzi importanti per aiutare tutte le persone in difficoltà, che veramente stiamo constatando noi sulla nostra pelle, ne sono tantissime, che in modo normale non si riesce a vedere, però in questi casi si vede molto la difficoltà, il disagio economico.